Per la prima volta nella storia della Chiesa sarà beatificata un'intera famiglia. Si tratta della famiglia polacca Ulma, conosciuta anche come i Samaritani di Markowa. Chiamati così perché, mossi dal comandamento dell'amore e dall'esempio del buon samaritano, furono trucidati dal regime nazista per aver dato rifugio a 8 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. All'alba, verso le 4 del mattino del 24 marzo del 1944, qui a Markowa, presso la casa della famiglia Ulma di Józef e Wiktoria, con i loro 7 figli, tra cui una ancora nel grembo materno, sono stati arrivati funzionari della gendarmeria tedesca, una formazione dell'occupante tedesco, e loro qui sono arrivati con un obiettivo ben preciso. Volevano severamente punire tutta la famiglia Ulma perché loro hanno, secondo la loro intenzione, hanno trasgredito la legge dell'occupante tedesco che vietava in qualsiasi modo aiutare gli ebrei. Nel 1942 i tedeschi uccisero la maggior parte degli abitanti ebrei di Markowa, città della Polonia che si trova ai confini dell'attuale Ucraina. Molte famiglie polacche presero l'eroica decisione di nascondere degli ebrei a casa loro. Una di queste fu proprio la famiglia Ulma. La famiglia Ulma ha accolto nella seconda metà dell'anno 1942, quindi per più di un anno, circa un anno e mezzo, hanno nascosto a casa loro 8 ebrei, 8 rappresentanti di questa nazione, che era perseguitata dall'occupante tedesco. Loro hanno accolto questi ebrei a nome dell'amore del prossimo, ciò che richiede il Vangelo. Soprattutto nel territorio polacco, durante la Seconda Guerra Mondiale, era in vigore una legge che in diversi modi puniva qualsiasi gesto di aiuto dei polacchi verso gli ebrei. E questa legge divenne ancora più dura a seguito della famosa conferenza tenutasi a Berlino nel gennaio 1942, quando le autorità del regime tedesco si riunirono per definire la cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. E tutto ha un obiettivo ben preciso. Vogliamo eliminare tutti gli ebrei sul continente europeo. E secondo questa legge dell'occupante tedesco, qui in Polonia, qualsiasi gesto di aiuto, e anche il fatto che se un polacco sapeva dove si nascondeva un ebreo e non faceva sapere, non informava l'occupante tedesco, anche lui poteva essere ucciso. Probabilmente un poliziotto locale avvisò i tedeschi che gli Ulma nascondevano gli ebrei e il 24 marzo 1944 i tedeschi entrarono nella fattoria degli Ulma. Per primi furono fucilati gli 8 ebrei e poi i coniugi Józef e Wiktoria con i loro 6 bambini più un settimo ancora nel grembo materno. L'aspetto più originale, l'elemento più originale di questa beatificazione dell'intera famiglia Ulma è proprio consiste nella beatificazione di un bambino non nato, non soltanto naturalmente, ma anche non nato spiritualmente attraverso il battesimo, il sacramento del battesimo. E quindi la Chiesa, innanzitutto, con questa decisione vuole toccare, scuotere le nostre coscienze, ricordandoci la santità della vita, di ogni vita umana, che comincia nel momento del concepimento e finisce nel momento della morte naturale. Quindi è una grande riconferma, è un grande inno della santità e della dignità di ogni vita umana. Nel 1995 la famiglia Ulma venne inserita nell'elenco dei giusti delle nazioni dello Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto in Israele, insieme ad altri 6.000 polacchi. Loro, come famiglia, questo concetto di proclamare beati tutta l'intera famiglia, i genitori con 7 figli, tra cui uno ancora nel grembo materno, innanzitutto la Chiesa vuole confermare, riconfermare
e vuole sottolineare la bellezza e l'importanza del matrimonio e della vita familiare. A 20 anni dall'apertura del loro processo di beatificazione, il 10 settembre 2023 a Markova si svolgerà la cerimonia di beatificazione dell'intera famiglia Ullmann.